Amici del Grande Calcio, bentornati su Senza Giri di Parole, io sono Biazaku. Io sono Tatsuno. Oh, amico mio, oggi facciamo un nuovo format. Andiamo su Instagram, sotto i post delle fotografie di Gabi Vega. E a già leggere i commenti dopo, soprattutto dopo la notizia dell'Al-Ahli. Guarda quanto è bello vestito così lui, guardalo, guardalo. Guarda, già iniziamo bene con l'Outa. Comunque ragazzi, prima però iscrivetevi, lasciate un like, un commento, mi raccomando. E seguiteci su Instagram, cioè stiamo qua su Instagram, senza giri di parole. L'Outa. Guardate il bot femminile arabo, come se le donne potessero guardare calcio in Arabia, cioè, per dire. Come professionista sei poca roba, poco serio, boom, fine carriera. Allalli non. All'Ally non to, vabbè. Questo è stato spettacolare! Allalli non. Bellissimo! Wow, da ricordare per sempre questo commento! Oh, frasi più forte! Sono Ah, più sono più forte di a forte pallone. di appallo! E vieni a giocare nel Napoli, che ti devo dire? Vergogna, da 21 anni vai a buttare nel cesso una carriera, manco fossi andato alla Juventus. A Bologna. E c'è zicca Juventus? Lo so. Ha Da che iniziato la il bocchina, no, è proprio la nonna Munez. Mettitela sul comodino sta foto, perché è l'ultima che vedrai con la maglia della Spagna. In Arabia chi ti caga più, pagliaccio. Bravo coglione, finito di giocare a 21 anni. Il pane a chi non ha i denti. Ti auguro di giocare il campionato arabo tutta la vita. La Champions League la devi giocare solo con la PlayStation. Lutam. Ma ti rendi conto? Si è praticamente inimicato tutto il mondo calcistico europeo. si consolerà. A 21 anni in Arabia Saudita invece di venire nella squadra campione d'Italia. Bienvenido Accendo. leyenda. Maia Dovin, forza. È Guarda quanti bot arabi. vero, eh? Porco di Aurelio, ti schia. Che c'è? Devi pagare. Ah, ho fatto la. Invece no, dobbiamo sparagnare sempre, Aurelio. Un buon commento del genere da parte di chi ha un avatar del libro dell'inquietudine, non me lo sarei mai aspettato, sinceramente. Ti auguro tutte le panchine possibili. Vergogna, tutti i commenti di sostegno. Cadro Parogaz. cazzo a 22 anni in Arabia, perfetto, giusto questo. Ma si proprio una spaccimeluto. Sei un perdente, mercenario, belli, belli. Ma immagina lui con che vede tutti questi commenti mentre si sventola il nuovo stipendio in faccia. Parovescia, imbarazzante, by Toni Kroos. Non voglio tradurre il messaggio perché per una merdina come te anche no, ma come fai a scegliere la rabbia al Napoli? Giocatore finito, vabbè, mai iniziato a sto punto, ma alla fine Eh sì. sei il cancro del calcio. Io dico no, come cazzo si fa a scegliere una squadra araba che non ricordo nemmeno come cazzo si chiama al Napoli campione d'Italia? Potevi giocare la Champions, potevi rivincere con il Napoli il tricolore. E invece te ne vai in Arabia. Mbappé 2.0. Che c'è azzecca Mbappé 2.0? Ma è che Mbappé è andato all'Al-Ahly? No. No. Okay, si chiusce me padat. Cioè, che c'è azzecca padat? Vabbè, lì il nonno, la Ah. nonna, il padre, si Beh. ritorna sempre. Così a caso, mannaggia me, sul Ortega e Beduino, ma dopo pigliare Con il padre di Ronaldo, quindi mi sembra di ricordare.
Perché credi mi hai finito di giocare a calcio su Sim? Da milanista mi dispiace veramente tanto per i napoletani, un prospetto che doveva dare l'anima al popolo e giocarsi la credibilità. Falso! Veramente, sono falso. Devi rimanere solo con i soldi, vabbè, quello che vuoi, se no non avrebbe scelto la rabbia. Hai rifiutato di giocare nel tempio del calcio, dico Armando Radun, bla bla, ok. Chiave, che stai acceso, ridicolo. Bello, sei orrendo, sei un fallito per i soldi e poi, mettitela una virgola, a Napoli potevi giocare in Serie A in Champions League. Imbarazzante, tutti quanti imbarazzante, hashtag imbarazzante alla Toni Kroos. Maradona rifiutò un assegno in bianco da Agnelli, i grandi non si fanno comprare, tu a quel livello non arriverai mai. Vabbè, ci volevo che su. Sì. Mi ha scritto tre messaggi, due di aggressivi e uno ragionato. Bello. Buon fallimento, quindi fai schifo. Yetto sangue. Zielinski ti avrebbe pisciato in testa a prescindere. Bellissimo, mi stai immaginando Zielinski ricangendo. Mi stai immaginando Zielinski che piscia in testa a Gabriele. Sono un tifoso della S Roma e mi dispiace per te, avresti potuto fare bene in Champions League con il Napoli, avresti avuto. Ma perché vado a fare i favaz? Non ne vuoi. Ma State sì, altri godendo. tifosi, ma perché pure i tifosi del Napoli vanno sotto agli acquisti delle altre? Penso di sì. Vabbè, è tutta una fascia vergognosa. Allora, che vergogna, 21 anni rimane a rovinarsi la carriera. A Napoli saresti stato glorificato come un re. Ma chi usava Vabbè. Gabriele? Quara e Osimhen, che fanno nel frattempo? Oggi il calcio muore con te. Frate, stai proprio ucciso. Beh, però questo. L'unica foto che vas a tenere con la selezione. E te ne pure ragiono, ma io. Che babbo E di poi era minchia. comunque lui l'under 21, Eh quindi. sì, i napoletani qua sotto fanno, infatti sono leggende. E questo è Welcome to the biggest club in the world, al Sumaidi 3. Wow, bellissimo questo commento. Ce la fai una vernacchia chi. Vabbè, si sono tutti botta, a parte che scrivono uguale. Vero. Guarda questo, Ali BN Bacca, ha scritto 5 commenti aggiungendo sempre un cuore in più. Forse è un bot con il contratto, ogni post per l'Ala lì sono 500.000 euro. La buona, sta a posto. Fermiamoci qua, mi sono sfastidiato pure di leggere gli insulti verso Gabriele. Sei uno scorno. Genischi ti avessi pisciato un calcio. Cioè, Glielo ribadisco. non ci posso credere quando abbiamo letto sta notizia ieri sera. Mamma mia. No, tu non mi hai creduto. Ma perché era incredibile? Cioè, no? Sembrava una barzelletta che non fa ridere. Ah, ragazzi, scriviamo pure noi un commento, aspetta. Che vogliamo scrivere? Ah. Ah. Conosci? Che gli scriviamo a sto Gabri Vega? Io ho perso interesse nei suoi confronti. Che ne so, sei il pelo della, no, il pelo, no, sei l'ascella, ok, sei l'ascella sudata di Mario Rui. Ah, Perfetto. vabbè, no, 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 non esageriamo. Ecco qua, ragazzi, sta qua. Andate a mettere like al nostro commento e veniteci a seguire su Senza Giri di Parole su Instagram. Perfetto, ragazzi. Questo video finisce qui. Fateci sapere se questo format vi
vi è piaciuto, magari lo riportiamo con altri post. E niente, ci vediamo in un prossimo video. È sempre Forza Napoli, voglio.